Per la 149esima volta si affrontano Fiorentina e Juventus, stadio Artemio Franchi, senza barriera, all'insegna della civiltà, senza dimenticare la rivalità. Eccole le squadre in campo con il direttore di gara Rizzoli, i suoi collaboratori di Fiore, Stefani e Dobos, Valeri e Calvarese, addizionali di Porta, una squadra molto importante per una partita, come detto, molto importante quella tra Fiorentina e Juventus. È passato anche Massimo Ambrosini davanti alle telecamere, un uomo che è diventato immediatamente spettacolare per la Fiorentina e fondamentale, direi. Spettacolare mi è uscito perché stavo guardando la coreografia, che è veramente di alto livello, come sempre quando qui c'è Fiorentina Juve. A Firenze non c'è un derby vero e proprio, questo è il derby per questa città. Questa è la partita, un grande spettacolo e ce l'aspettiamo anche in campo, ma sono sicuro di sì. Dicevi di Ambrosini, uno che è arrivato con l'umiltà di un 36enne che ha vinto tutto giocando a 18 anni nel Milan, però ha trasmesso esperienza, voglia di vincere e poi una qualità anche a livello fisico che insomma è invidiabile. Ci ricordiamo tutti la grandissima prestazione in Ucraina contro il Dnipro. C'è anche Diego Della Valle, come era annunciato, arrivato in treno questa mattina da Bologna. C'è anche Andrea Della Valle, come sempre succede nelle partite della Fiorentina in casa, o quasi sempre, insomma c'è una tribuna autorità molto piena, il sindaco Renzi, i personaggi dello spettacolo. È una partita davvero diversa dalle altre, quella contro la Juventus, c'è una rivalità che è sentita da tutti e due i lati moltissimo, e quindi ci aspettiamo una partita molto tesa, molto carica, ma all'insegna della correttezza, che è fondamentale anche per un grande spettacolo e che è arrivata soprattutto da diretti interessati. Ieri le parole di Conte sulla civiltà di Firenze, oggi le risposte della dirigenza della Fiorentina, insomma piuttosto contenta delle parole dell'allenatore, perché sono i primi gli sportivi a dover diciamo coinvolgere e convincere che la civiltà è alla base dello sport. Sì, perché se vogliamo cambiare le nostre abitudini è normale che c'è la volontà di tutti. In questo caso sia le parole di Conte anche quelle oggi della dirigenza viola fanno sì che questo possa accadere, quindi il primo passo è stato quello che hanno fatto qui a Firenze per l'abbassamento proprio delle barriere. Questo è oggi la partita molto importante in questo, ma sono sicuro che andrà tutto per il meglio. Abbiamo visto gli abbracci tra Bonucci e Tevez, anche tra Pizarro e Borja Valero, i giocatori della Fiorentina e quelli della Juve sanno dell'importanza della sfida, ma anche i sorrisi tra i due capitani Buffon e Pasqual per distendere proprio il clima prima, negli istanti prima di questa fondamentale gara del campionato di Serie A. Si riparte dopo la sosta e la Juventus ha bisogno di vincere, 6 vittorie e un pareggio, come ricorda anche questa grafica. In questo campionato il pareggio è arrivato a San Siro 1-1 contro l'Inter in rimonta, perché la Juve spesso è andata in svantaggio in questo campionato. Tutto pronto per il fischio d'inizio di Rizzoli, di Fiorentina-Juventus, tutto pronto anche per la prossima imperdibile sfida della Formula 1 con il Gran Premio d'India la prossima settimana su Sky Sport Formula 1 in HD, 9 canali interattivi, solo su Sky per vedere la Formula 1 come non l'avete mai vista, e anche Fiorentina-Juve come non l'avete mai vista. Sta per cominciare con il fischio del direttore di gara Rizzoli, per la terza volta dirige questa sfida. Le prime precedenti due è finita in parità 1-1, 9 vittorie, 7 pareggi, 6 sconfitte per la Fiorentina con il direttore di gara bolognese, 7 vittorie, 8 pareggi, 4 sconfitte invece per la Juventus. Tutto ok, un cenno d'intesa e parte la sfida, comincia Fiorentina-Juventus allo Stadio Franchi per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2013-2014. Comincia con la Fiorentina in possesso di palla con Facundo Roncaglia che apre verso Savic. E Montella, Riccardo, ci magari ci fa capire che anche il riscaldamento, si pensava il modulo, come poi passo anche in grafica, che poi adesso si vede abbastanza cambiato, con Quadrado sempre molto largo a destra, Pasquale a sinistra e Aquilani vicino a Rossi, quindi il centrocampo è Pizarro come centrale, Borja Valero centro-sinistra, Ambrosini centro-destra e Aquilani vicino all'unica punta che è Pepito Rossi. Barzagli cerca di partire, scarica di nuovo per il campione del mondo under 20 Paul Pogba. Llorente anticipato da Roncaglia, palla per Pirlo. Asamoah a prendere posizione, Llorente uno contro uno di Asamoah fuori da Marchisio, quasi zona tiro, può caricare il destro, lo fa partire netto il calcio d'angolo. Quindi su Asamoah cercano magari il raddoppio, magari non riesce ad andare via nell'uno contro uno con Quadrado, ma mette la palla dietro, non c'è pressione come in precedenza su Tevez, può caricare il tiro. Magari non rischia giustamente netto, poteva andare anche fuori. La parata in questo caso ci sta tutta. Questa è la precedente di Buffon su Roncaglia, calcio d'angolo in favore della Juve. Chiama lo schema Pirlo.
nell'incontro Padoin che gli ridà il pallone fuori da Samoa, un po' lunga la palla di Pirlo, deve allargarsi Barzagli per andare a ricevere adesso. Barzagli allarga verso Chiellini, fuori posizione, va a puntare Quadrado che lo ferma in maniera irregolare, calcio di punizione, protesta Quadrado col guardalinee. Si erano scambiati la posizione, in questo caso va di Chiellini che veniva appunto dalla palla inattiva. Rivediamo, si fa un po' ostruzione, guardiene lì che magari richiama anche Rizzoli, insomma. Questo è il destro dal basso di Marchisio, la palla sarebbe fuori. Uscita, ma Neto per non rischiare ci ha messo le mani. Vengono a saltare Pogba, c'è ovviamente Llorente, sguardo concentrato di Vidal. Abbiamo visto inquadrato proprio uno stretto di Arturo Vidal, mentre i saltatori, come diceva Antonio Di Gennaro, sono tutti arrivati nell'area di rigore, ce ne sono tanti per la Juve. Pogba, Llorente, Chiellini, Bonucci, tanti abili nel gioco aereo, ma anche Savic come Gonzalo Rodriguez nella Fiorentina. Pirlo la mette sul secondo palo, pallone che si impenna, Neto lo va a prendere e lo blocca. Sì, non è uscito in questo caso, la palla era difficile proprio a rientrare verso l'area piccola, trova il portiere lì, rimane, vedi, finta di uscire, ma è la palla poi di Gonzalo che si alza e qui deve per forza intervenire. Borja Valero è partito con un po' di spazio davanti a sé, tocco largo verso Pasquale, al centro c'è Rossi, Aquilani ai 30 metri, allarga verso Roncaglia, Quadrado è rimasto a coprire l'argentino. Ancora Quadrado, morbido dentro verso Aquilani che non salta, Padoin chiude male, c'è Rossi al limite, prova l'uno contro uno, Rossi calcia con il destro, lo murano Bonucci e Chiellini e Asamoah può far ripartire la Juve. Sì, un po' in affanno in questo caso la difesa, poi ha coperto molto bene, è uscita nel doppio dribbling di Rossi, sia Chiellini che Bonucci, attenti, intanto Asamoah due volte è venuto fuori, veramente con grande classe. Tevez, buono il pallone di Marchisio, lo insegue Pasquale, apertura a destra per Padoin che può spingere con spazio, la Fiorentina era scoperta, al centro Tevez e Llorente, pallone dentro di Padoin per Llorente che lo aggancia in area di rigore, Gonzalo Rodriguez, ferma sia lui che Tevez, ma ancora Juve con Pirlo che anticipa Matias Fernandes, ancora Pirlo per Padoin, può andare di nuovo al cross, interessante come il precedente, Savic chiude, Pasquale allontana, ma sempre la Juve che rimane lì in attacco. Pirlo, buon break su Aquilani, Pirlo dentro l'area di rigore, prova una gran verticale per Padoin, ottima lettura della difesa della Fiorentina, gran partita delle difese soprattutto fino adesso. Molto bene, anche l'uscita di Ambrosini in questo caso vedi facilita magari molti più spazi un po' tra le linee, anche con qualche inserimento ai centrocampisti, Mattia Fernandes e anche Aquilani non hanno queste caratteristiche, però sia Savic che Gonzalo hanno coperto veramente molto bene, a volte si può creare uno contro uno. I due ex Villarreal, Borja Valero e Mattias Fernandes, provano a scambiare, poi Rossi si muove, Mattias Fernandes non se ne accorge e il triangolo stavolta non funziona. Sì, Rossi poteva rimanere lì per dare appunto la combinazione del dai vai, c'era Marchisio sempre in pressing, d'altronde è come inizia l'azione a Juventus, sempre con Tevez che parte da dietro. Altra ripartenza proprio di Tevez per Fernando Llorente, al limite verso Tevez, in area di rigore, non fa il velo per Pogba, Tevez giù, calcio di rigore per la Juve, fischiato subito Rizzoli sul contatto ai danni di Carlos Tevez, al minuto 36, possibilità clamorosa per la formazione di Conte di passare in vantaggio. E questi due attaccanti si muovono bene, sia in profondità, inizia sempre Tevez, la palla da dietro, qui fa la sterzata, lo tocca con il piede sulla gamba. Gonzalo Rodriguez con il destro, sul destro di Tevez, che finisce a terra, e calcio di rigore, eccolo qui il contatto. Giocatore più in forma Tevez, si è visto proprio tutta la partita, nelle due fasi, nel proporre, iniziare l'azione. E Tevez che va sul dischetto, se l'è procurato, lo vuole trasformare, e il pubblico cerca di incoraggiare Neto, perché c'è un'opportunità molto importante per la formazione bianconera che può cambiare radicalmente la partita. Tevez dagli 11 metri contro l'ex portiere dell'Atletico Paranaense. Una storia difficile con la Fiorentina, quella di Neto fino adesso. Tevez parte dagli 11 metri, fischia Rizzoli. Destro di Tevez, Juventus in vantaggio al 37esimo minuto, esulta la Pash, quarto gol in campionato, fa la mitraglia alla Batistuta e fa 1-0 in favore della Juve a 8 dalla fine del primo tempo. L'ha guardato anche in questo caso con l'interno piede, aspettato che si buttasse a sinistra, poi non molto angolato, ma sicuramente portiere da una parte, palla dall'altra, e quindi esecuzione in questo caso perfetta di Tevez.
qui lo tocca da dietro, erano due contro uno, c'era anche Pizzarro che rientrava, qui ha ammonito anche Cuadrado. Cuadrado per le proteste sul calcio di rigore, e questa è l'esecuzione di Tevez che batte centrale facendo andare Neto da un lato, a quel punto rimane la porta libera ed è facile per Tevez centrarla. Fiorentina 0 Juve 1 al minuto 37, la sbloccata Carlos Tevez, quarto gol in campionato per lui. Tevez per Marchisio, Llorente col tacco, ancora per Tevez, va nello spazio Pogba, ancora Juve, sempre Tevez, rientra su Borcavallero, zona tiro, Murato, il numero 10 bianconero, sono accesi i riflettori anche sul Franchi, mentre Pogba qui si dimentica di controllare il pallone e con le mani batterà la rimessa laterale Pascual, chiamata alla reazione adesso la Fiorentina. Aquilani, Roncaglia per Borca Valero, poi Matias Fernandez, Pizarro, Pascual, Pizarro si muove davanti ai rossi, più largo c'è Cuadrado, ancora Pizarro disturbato da Pogba, Aquilani, sempre Cuadrado, solito uno contro uno con Kwadwo Asamoah, accelera Cuadrado, prende tempo, trova spazio, ancora Cuadrado in area di rigore, prova a passare con la punta del piede Barzagli, poi Pizarro, Llorente addirittura a chiudere e Pirlo cerca di far ripartire il contropiede della Juventus, bloccato da un fallo di Aquilani, calcio di punizione per il fallo su Pirlo. La combinazione era giusta perché sempre Cuadrado che ha la possibilità di saltare Roma anche se va centrale, la combinazione appunto dicevo con Pizarro che si è inserito molto bene e poi quando ha ricevuto la palla Cuadrado non ha potuto calciare in porta, era anche proprio dritto per dritto e poi ha difeso in maniera corretta come viene fuori con grande aggressività la difesa della Juventus. Pallone verticale per Llorente. Pogba passa su Gonzalo Rodriguez, va dentro anche Tevez dalla parte opposta, Asamoah chiude Cuadrado che alza uno stranissimo campanile, porta vuota, Pogba fa 2-0, Paul Pogba, momento di blackout della Fiorentina, punisce Paul Pogba a 5 dalla fine, Fiorentina 0 Juve 2, erroraccio di Cuadrado. Sì, perché la palla era in effetti per Asamoah che aveva accompagnato molto bene l'azione con un'uscita della Juventus, ovviamente palla al piede e aveva eluso molto bene il pressing. Poi la palla era corta perché Cuadrado era in scivolata, ma Neto non so se gliel'ha chiamata, era in netto vantaggio, vedeva la palla nettamente davanti a lui e questo errore veramente che ha fatto sì, vedi come Pogba versus Asamoah rimane fermo, qui c'è Neto che deve uscire, la deve chiamare, deve veramente prenderla lui, il rinvio è veramente da dimenticare, Pogba segue l'azione. Qui scivola anche ed arriva primo nettamente su Cavallo. Attenzione a Llorente, sta arrivando Marchisio, Llorente lo serve male, Marchisio passa con un miracolo in area di rigore, col petto Neto gli dice di no. Che parata di Neto che ha messo il petto non andando giù, ma che giocata di Marchisio nonostante la palla di Llorente fosse corta. Sì, questo è l'uno contro uno, te l'avevo detto, si possono creare, bravissimo Neto a salvare in questo caso, è rimasto in piedi con la palla sotto di Marchisio, ha aspettato, ha ritardato un po' Llorente, ma il dribbling poi di Marchisio e poi la palla sotto era giusta, ma Neto sventa in questo caso il terzo gol a Juve. Pirlo, sta per entrare Joaquin nella Fiorentina, non Matos dunque, per aumentarne il peso offensivo. Vedremo se cambierà anche modulo. Formazione di Montella. Montella vuole giocatori in questo caso, oltre Cuadrado. Joaquin è quello che può saltare Roma, partire da dietro, verticalizzare, magari andare appunto a cercare la superiorità numerica. In questo caso per essere un pochino più pericolosi. Uscirà Alberto Aquilani, mi informa Giulio Scalvenzi al coordinamento. Dunque sicuramente cambierà qualcosa Montella, probabilmente abbassa Matias, sì, in mezzo con Pizarro e Borcavallero e con Cuadrado e Joaquin al fianco di Rossi. Sì, anche Aquilani ha ammonito, quindi in questo caso magari
si vede nei centrocampisti che a volte stanno anche, vanno per pressare, cercare di recuperare il pallone. Avere una seconda ammonizione potrebbe essere deleteria per Aquilani, mi sembra giusto in questo caso la scelta di Montella. Pirlo batte il calcio di punizione verso Bonucci, alle sue spalle sbuca Chiellini, ma Neto cancella il colpo di testa del numero 3 bianconero. Bravo Neto, in questo caso la palla difficile perché per tutta la difesa a rientrare forte con il giro. Questo schema, Chiellini arriva con il colpo sicuro, ma Neto blocca, seconda parata importante in questo momento della gara del portiere della Fiorentina. Perché lascia la Fiorentina a galla, chiaro che il terzo gol chiuderebbe, spegnerebbe definitivamente le velleità della Fiorentina. Tevez anticipato, occhio a Borca Valera, era salito Barzagli. Pizarro si addormenta alle sue spalle, Tevez gliela porta via. Gonzalo Rodriguez avanza e tocca per Cuadrado. Roncaglia. Pasquale. Matias Fernandez dentro per Rossi, controllo difficile in mezzo a due, riesce a cavarsela in qualche modo, resiste all'attacco di Marchisio e apre poi il gioco per Pasquale. Ancora Rossi, lontano dall'area di rigore, sceglie lo scambio con Matias Fernandez, ancora un ottimo Marchisio a chiudere, poi Tevez riparte. Non lancia a lungo Llorente ma ricomincia da Pogba. Io ho seguito tante volte, anche tu Riccardo, Tevez, ma un giocatore con queste caratteristiche che è migliorato dal punto di vista proprio tattico, perché sta correndo tanto, rientra in difesa, recupera la palla, si trova subito nell'area di rigore. Credo che questo sia stato un acquisto fondamentale quest'anno per la Juve. Pizarro per Borca Valero in fuorigioco. Offside del giocatore spagnolo che dà il là per l'ingresso schema, in campo di un altro spagnolo, cioè di Joaquin. Pochissimo, ma era fuorigioco, uno schema che la Fiorentina fa spesso, questo di proprio di tagliare tutto il campo per l'inserimento appunto dell'esterno, in questo caso era Borca Valero. Può darsi si possa creare ora, sì, sempre 3-5-1-1 con Joaquin più vicino a Rossi dovrebbe essere. Fuori dunque Alberto Aquilani. Pizarro per Cuadrado. Ancora Pizarro. Roncaglia. Avanza quasi in zona tiro, pensa di nuovo alla conclusione, poi non va a calciare, lottano Pirlo e Matias Fernandez, ancora Roncaglia per Matias Fernandez che accelera in area di rigore, finisce giù, calcio di rigore. Decide così Rizzoli, Asamoah dice di no, ma per il direttore di gara bolognese, come nel primo tempo anche qui, è calcio di rigore. Con forza Matias Fernandez ha ripreso un pallone ed è entrato nell'area di rigore, ha cercato di andare appunto verso la porta, poi si sono chiusi due difensori della Juventus, rivedremo con più calma. L'azione però insistita con il cambio di gioco di Pizarro che tra Roncaglia e Matias Fernandez una buona combinazione. Sono riusciti al limite dell'area a entrare tra Roncaglia e Matias Fernandez nell'area di rigore, ha accelerato il cileno che è finito giù, ammonito anche Asamoah, qui rivediamo la sua accelerazione. Asamoah con il braccio lo ostacola, vediamo un po'. È bravo Matias Fernandez a passargli davanti e a subire il contatto con tutto il corpo. E il calcio di rigore lo batterà Rossi, compagno in nazionale di Gigi Buffon. Pronto a andare Pepito, fischia Rizzoli, sinistro ed è 1-2. La Fiorentina dimezza lo svantaggio, rientra in partita con il gol numero 6 in campionato di Giuseppe Rossi. Ha aspettato molto, ha preso una lunga rincorsa. Interno piede sinistro, molto angolato. Buffon magari capisce la posizione, ma ripeto è molto molto angolato. Intanto rivediamo da dietro, si riprende sulla gamba, sì. Sinistra di Matias Fernandez da dietro. Due rigori molto simili, vero, per il tipo di contatto che li ha fatti emergere. La palla era veramente invitante. Recupera Pizarro che trova Matias Fernandez. Rossi si gira su Pogba, zona tiro. Rossi va in porta! Pepito Rossi! Il pareggio in un lampo della Fiorentina! Con Pepito, capocannoniere a 7 gol! 2-2! Cosa ha fatto Rossi qui? Primo tempo si era visto in difficoltà. Il secondo già entrato in maniera diversa. Qui se lo inventa da solo perché non aveva l'opportunità di servire nessuno. È andato via molto bene. Se l'è messa sul suo piede migliore, ha cercato questo tiro a incrociare forte. Buffon sembrava proprio proteso che potesse arrivare a questa parata.
arriva proprio sull'angolino, 2-2. Vedi, qua se lo prepara, protegge dalla, da Pogba. E qui Buffon, insomma, poteva fare sicuramente meglio. Poteva fare sicuramente di più il portiere bianconero, che non riesce forse a leggere, non se l'aspetta, ci mette le mani ma non la devia, ed è incredibilmente, clamorosamente 2-2 con la Juve, che ha avuto più volte la palla dello 0-3. Neto ha tenuto a galla la Fiorentina, e poi Rossi prima su calcio di rigore, poi con questo sinistro trova la doppietta e il gol del pareggio. Dentro Vidal al posto di Marchisio, tra poco anche Giovinco. Quando proprio sembrava non esserci più in campo, praticamente con due tiri in porta, come era successo poi alla Juve nel primo tempo, ha trovato due volte la porta ed è 2-2 all'Artemio Franchi. E qui Borja Valero ruba palla a Vidal, corre Cuadrado, c'è in mezzo Rossi, Borja Valero si ferma, arriva comunque il pallone a Cuadrado che viene adesso triplicato, non ce la fa passare su Pirlo ma scarica per Pasquale, c'è Borja Valero solo al limite, la palla per lui, Borja Valero dentro per Joaquin, posizione regolare, Joaquin! Incredibile! Incredibile! 3-2! La rimonta della Fiorentina in due minuti cambia tutto, esplode l'Artemio Franchi, pazzesco a Firenze, pazzesco! Cuadrado si porta via 5 giocatori, rimane forza, con forza la palla dietro, il cambio di gioco, Joaquin solo, è molto attento nel stoppare, ma soprattutto l'uscita di Buffon che gli toglie lo specchio della porta, ma è preciso, lucido, guarda Borja Valero, ovviamente qui è facile, ma è difficile in questo caso perché va anche in protezione Chiellini della porta, e Joaquin stoppa di prima intenzione, 3-2, incredibile. Non aveva mai segnato con la maglia della Fiorentina, il primo gol in Serie A di Joaquin Sanchez. La Fiorentina trova 3 gol in 10 minuti dopo non aver mai tirato in porta e rimonta una partita in maniera veramente fuori dal mondo. Con un cuore infinito, con la Juve che si è forse convinta dopo le palle gol avute del 3-0 di riuscire a poterla vincere agevolmente. Ha un po' calato la tensione, è cresciuta la Fiorentina, il totale fa 3-2 per la Viola, veramente pazzesco. Giovanni Guardalà da bordo campo, che succede? Succede di tutto, perché Conte di fatto è stato costretto a cambiare idea già 3 volte, perché prima del 2-2 stava entrando Vidal al posto di Llorente per rinfoltire il centrocampo, appena ha segnato il gol del 2-2 Giuseppe Rossi ha tolto Marchisio per inserire appunto Vidal e restare col 3-2. Stava mettendo Giovinco per Llorente, alla fine è arrivato il 3-2, adesso gioca con 3 attaccanti perché è uscito a Samoa. Quindi una Juventus adesso che giocherà con Giovinco, Llorente e Tevez a fare il trequartista, insomma stravolta la Juventus non soltanto nel punteggio ma anche dal punto di vista tattico. Beh, normale, deve cercare il massimo, in questo caso mi sembra giusto e opportuno che ha fatto così Conte. Pogba dentro per Tevez che prova il sinistro, rimpallato, adesso la Fiorentina deve difendersi, Juve di rabbia, Pirlo dentro per Vidal, sovrasta Pasquale, la torre per Padoin, allontana Gonzalo Rodriguez, finale di partita incredibile mentre Borja Valero fa correre il Cuadrado che è velocissimo, prova a stare su di lui Barzagli, Cuadrado come un quattrocentista con l'esterno dentro l'area di rigore per Rossi, 4-2, tripletta di Rossi, incredibile, rimonta definitiva della Fiorentina col contropiede di Cuadrado e con Pepito Rossi, sempre più capocannoniere della Serie A, sta succedendo di tutto in una partita inverosimile, inverosimile all'Artemio Franchi. Lo può dire la ripartenza, quella che la Juventus l'ha fatta anche nel primo tempo e nel secondo, che poteva chiudere sulla palla di Pasquale che in area di rigore manda via una situazione difficile, ripartenza improvvisa e tocco di Borja Valero, Cuadrado una marcia in più rispetto a Barzagli, guarda anche dall'altra parte che c'è Rossi pronto a intervenire, vedi qui parte, mette la quarta, ci sono 2 contro 1, da dietro non può rientrare due, con l'esterno non prende la palla Bonucci, è di prima intenzione Rossi, non doveva uscire, 3 gol, incredibile, la partita veramente pazzesca. Sono 5.425 giorni che la Fiorentina non batte la Juventus all'Artemio Franchi, 13 dicembre 98, 1-0 firmato da Batistuta, e forse proprio il ricordo di quel gol e di tutta la discussione che si fa sul fatto che la Fiorentina non riesca a vincere contro la Juve, per questo, per quella mitraglia hanno esultato sia Pogba sia Tevez facendo la mitraglia nel primo tempo, è successo però che poi la Fiorentina nel secondo abbia segnato addirittura 4 volte, la Juventus di Conte 4 gol non l'aveva mai presi. 5.425 giorni dopo la Fiorentina torna a vincere in casa contro la Juventus, vince 4-2.